Via. Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Grazie ad un'attività di sensibilizzazione verso l'importanza del catch and release, questa pratica si è diffusa tra tutti i pescatori italiani. Però come praticarla al meglio? Come far sì che non sia vano il rilascio del pesce? Ce lo spiega Daniele Tamborini in una delle masterclass che si è tenuta a Lorica la prima settimana di giugno. Vi lascio al video e vi ricordo di iscrivervi al canale se non volete perdervi i video che verranno. Sono tutti per te. Ok. Ciao. Allora, sono partito facile. Questo è un weekend di eccellenza. Eccellenza perché siamo in un posto che eccelle. Guardatevi intorno, credetemi, come avrete capito io sono lombardo dall'accento, dall'abbronzatura. Quando sono arrivato qua sono rimasto folgorato. Eccellenza perché c'è Shimano e non c'è bisogno che vi dica nulla di più. Eccellenza perché c'è il meglio tra gli imprenditori, i dirigenti dell'azienda, ed eccellenza perché c'è il meglio anche dei pescatori, sia i locali, quindi i Pro Star della Calabria, sia quella che è la persona più importante secondo me del nostro panorama nazionale, che è chiaramente Mauro Pitorri. Cosa ci faccio qua io? Non è che l'ho capito tanto bene in tutta questa eccellenza. Eccellenza anche di curiosità e di voglia di apprendere. Vedo che ci sono dei giovani, c'è gente anche con più esperienza, quindi siamo in un weekend eccellenza in un posto eccellente. Cosa sono qui a fare io? Allora, io sono naturalista e fino all'anno scorso, quando pensavo alla Calabria, pensavo sole, caccio cavallo e gente amichevole. Come? No, sì, delle cose fantastiche, ma mi limitavo a questo nella mia più grande ignoranza. Poi sono arrivato qui e ho detto: sì, il mare è una componente importante, so che molti di voi ci si dedicano, se non a tempo pieno, comunque una buona parte del loro tempo. Questo lago, questi laghi, perché poi passando ho visto anche tutti gli altri, che sono dei piccoli mari, ma che sono molto più limitati come risorse ambientalmente, sono molto più compromettibili di quanto non lo sia il mare, anche se il mare, grazie al cielo, anche grazie alle politiche di Shimano, sta svoltando verso il catch and release, verso una gestione più consapevole. Ci sono tanti problemi, dopo possiamo parlarne tranquillamente, ma si sta facendo qualcosa. Ora, portare consapevolezza a questo ambiente, il progetto di Shimano, quindi turismo consapevole e rispetto, ma non arrivando di massa e con cattiveria sullo spot, ma sfruttandolo consapevolmente. E consapevolmente vale in mare, ma vale soprattutto in un ambiente piccolo, vuol dire catch and release. Lo regalo. Grazie. Tutto tuo. Allora. Basta. Ok. Perfetto. Definizione di catch and release. Io più che darvi spiegazioni, spero di farvi nascere delle domande e della voglia di capire. Una condotta di pesca basata sul rilascio del pescato. Siamo tutti d'accordo? Sì. La definizione semplicistica è questa. La parte più importante della frase, della definizione: sì, rilasciamo il pescato, ma è finalizzata a massimizzarne la sopravvivenza. Immaginatevi una scena. Miei laghi del nord, a gennaio, i persici stanno a 40 metri di profondità. Stefano Guido decide che va a pescare sulla barca, li trova con l'eco, 40 metri, vado giù col metà jig, pom, pom, li recupera, sono tutti così, fa una giornata a divertirsi perché non mangia nient'altro, li lascia andare tutti. Stefano Guido è girato di qua, la corrente va di là, tutti quelli che lascia muoiono, spariscono dietro c'è la mangianza di gabbiani. Lui ha fatto del catch and release, giusto? Ha lasciato andare tutto. Può anche aver fatto la foto, grande giornata di pesca, 40 pesci presi, tutti rilasciati. Com'è andata a finire?
per il persico non è andata a finire bene. Quindi farlo in maniera consapevole e preoccupandosi della sopravvivenza è quello che dobbiamo imparare tutti, me compreso, che sono anche agonista e che come tutti ho delle abitudini sbagliate, ma questa ricerca che ho fatto per esprimermi oggi mi ha portato a conoscere delle cose nuove. Ancora una volta, non ci sono verità assolute, poi ogni tecnica, ogni ambiente ha un impatto, però almeno cominciamo a pensare di essere parte di una rivoluzione e di fare la differenza, ok? Allora, perché fare catch and release? Punto primo, osservazione ambientale, quindi specie autoctone, specie in via d'estinzione, che sia mare, che siano acque interne, le rilasciamo per tutelarle, per un valore naturale intrinseco. Due, gestione faunistica, quindi sfruttamento sociale ed economico. Noi siamo parte di questo sistema quando peschiamo, quando sponsorizziamo e via dicendo. Quindi zone no kill, istituzione di tratti dove il pesce deve essere rilasciato per favorire l'economia e anche la componente sociale, perché qui siamo tutti pescatori, nasciamo tutti pescatori. Una questione etica, quindi di sfruttare una risorsa sostenibilmente. Un obbligo, perché nella zona no kill i pesci li devo lasciare andare, ma anche perché nel no kill ci stanno i pesci sotto misura e anche i pesci di divieto che prendiamo per sbaglio. Scarso interesse nel trattenimento, grazie a Dio ci sono un bel po' di specie che sono belle da pescare ma non sono buone da mangiare, quindi le lascio andare perché cosa le porto a casa a fare? Moda era quella che dicevamo, mi faccio il selfie che ho rilasciato, oppure tutti fanno così quindi lo faccio anch'io, ma chi se ne frega di dove va a finire il pesce, una volta che l'ho rilasciato io sono a posto. Queste sono le ragioni, questo fa parte dello scarso interesse a mangiare. Ok, come nasce il catch and release come filosofia? Praticato da più di 100 anni in Inghilterra sul pesce bianco. Questi avevano poco pesce bianco e se lo dovevano far bastare. Negli anni 30-40 a New York viene detto che i pesci sportivi sono troppo preziosi per essere catturati una sola volta. Raffaele ci mi ha raccontato come i bonefish in Florida, secondo uno studio economico fatto, valgono $1,200 a capo. Ora, non ho mai mangiato un bonefish, ma se anche lo vendessimo al chilo, quanto potrebbe valere mai? Più di 10 euro, più di 10 dollari? No. Quindi si tratta anche di interesse economico. Nel 1936, nel Montana, un proprietario di negozi di pesca fa delle newsletter, adesso le chiamiamo newsletter, faceva un editoriale e parla di catch and release per la prima volta. Nel 1952, in Michigan, dicono, sì, ma se io i pesci li lascio andare, spendo meno nelle emissioni. Si comincia a parlare anche di economia. Catch and release viene nominato per la prima volta nel New York Times negli anni 60, quindi comincia ad avere un po' di rilevanza, infatti in Australia negli stessi anni cominciano a fare lo stesso. In realtà il catch and release non è una religione, o almeno non dovrebbe esserlo, perché ci sono metodi di gestione che sono differenti. In Svizzera e Germania è inumano ed è bandito, quello che peschi lo metti via e lo mangi, non puoi fare catch and release. Non stiamo facendo etica in questo momento, descriviamo i fatti, poi le posizioni personali possiamo parlarne in un altro momento. Cosa dicono i tedeschi e gli svizzeri? Nessuno può causare dolore agli animali facendoli soffrire senza una buona ragione. L'unica buona ragione? Mangiarli. Possiamo discuterne, perché per quanto riguarda me personalmente la pesca è un retaggio della mia vita, è un retaggio sociale che è più importante di mangiarli, perché posso mangiare benissimo una bistecca. Comunque è un altro discorso. Nel 2011 a Yellowstone cominciano a contenere la trota iridea del salmerino di fonte abolendo la misura minima e il periodo di divieto, il contrario del catch and release, però per una questione di conservazione viene presa questa misura. In Europa, in seguito alla ricezione di questo regolamento, che è quello che ha creato scompiglio rispetto alle emissioni degli alloctoni, gli stati membri regolamentano commercio, detenzione e rilascio di molte specie aliene invasive, quindi alcune specie non si può rilasciarle. Quindi vediamo come il catch and release è discutibile anche sul piano ambientale, ci si può ragionare. Funziona il catch and release? Ma, come abbiamo detto, se l'esemplare sopravvive a lungo termine, quindi non dobbiamo vedere se mi va via dalle mani, a posto. No, il pesce deve sopravvivere
deve potersi riprodurre, deve poter non riportare lesioni gravi, quindi funziona solo se fatto bene. Una review di settore scientifico sul catch and release, 118 studi messi assieme e valutati per un campione di 120.000 pesci, stima che la mortalità del catch and release mediamente intorno al 16,2%. Ora, dipende da che studio hai preso, però 118 studi su ambienti diversi e tecniche diverse fanno una media. Chiaramente se peschiamo i pesci a 200 metri di profondità la mortalità è il 100%, se li peschiamo a Mosca in un torrentino e li rilasciamo senza toccarli non ci sarà mortalità. Prendiamo questo 16,2%, questo è il nostro local che pesca le trote con una quota di trattenimento di 3 capi, ne prende 3, le ammazza, se le mette nel cestino e le mangia. 3 cadaveri sulla coscienza, giusto? 16,2% di mortalità, questi siamo noi che facciamo catch and release. Quando facciamo catch and release non abbiamo la quota, giusto? Prendiamo 19 pesci perché siamo super bravi e li rilasciamo tutti, andiamo a casa dicendo ho pescato bene e li ho rilasciati tutti. Mortalità del 16,2%, quanti pesci sono morti? 3. Magari andiamo a casa e insultiamo la persona anziana che ha mangiato 3 pesci e si è fermata lì, e noi ne abbiamo uccisi 3 senza rendercene conto. Quindi facciamolo consapevolmente, sappiamo che abbiamo un'impronta, un impatto sulla risorsa, non facciamo i puristi e vediamo le cose per come stanno, almeno questa è la mia posizione, quello che ho sviluppato secondo gli approfondimenti. Allora, dicevamo prima, sì, magari il pesce non mi muore in mano, ma qual è il suo destino? Ci sono effetti non letali, quindi di mortalità non immediata, che comportano riduzione di crescita, di successo riproduttivo e aumento della vulnerabilità ai patogeni e ai parassiti. Qua ci sono alcuni esempi, magari non ve li leggo tutti, però per lo smallmouth, una volta preso e maneggiato, alla fine, sul lungo termine, riduce la propria crescita. Quindi è una crescita subottimale, che ovviamente non va bene. Allora, ci sono specie che una volta rilasciate riescono a riprodursi lo stesso, tipo il salmone, lo rilasciate bene, fa il suo ciclo vitale e si riproduce. Ci sono specie come il black bass che pescate in periodo di frega, pescate sui nidi, è vero che le rilasciamo bene, è vero che sopravvivono, ma hanno uno stress per il quale possono abbandonare per un po' di tempo o per sempre il nido. Voi sapete che il black bass fa delle cure parentali, quindi protegge la prole. Se questo bass viene stressato e abbandona il nido, la prole non è più protetta e quindi il successo riproduttivo diminuisce, con un problema in America per la conservazione e qui da noi per la pesca, evidentemente. Quindi è difficile fare un discorso generico, però il catch and release può comportare ferite, trauma alle branchie, alla mandibola, all'esofago, agli occhi. Non ce ne accorgiamo subito, ma dopo giorni, mesi, ore, il pesce può morire. Oltretutto, anche senza fargli ferite, combattere un pesce per tanto tempo gli produce uno stress che lo sottopone a un rischio di essere predato da qualcun altro o semplicemente mettere in difficoltà l'attività cardiaca. Quindi rendiamoci conto che quello che facciamo può essere sostenibile, ma non è senza impatto in alcun modo. Allora, il risultato del catch and release dipende assolutamente da noi. L'esito dipende da dei fattori ambientali, che sono lo spot, la profondità e la temperatura. Ogni specie ha il suo, evidentemente. Queste sono condizioni ambientali. E dei fattori che scegliamo noi, delle scelte, che sono la specie che andiamo a insidiare nel determinato periodo, la tecnica che usiamo, l'attrezzatura, come la salpiamo, come maneggiamo il pesce e come lo rilasciamo. Scelte comportamentali. In realtà, quando noi scegliamo lo spot e scegliamo le condizioni, è una scelta anche la condizione ambientale, quindi è tutta responsabilità nostra. Ovviamente, per fare le scelte giuste ci vuole una conoscenza teorica, che è quello che stiamo tentando di affrontare oggi insieme, e un'esperienza, che è quella che si fa negli anni osservando e facendo degli errori. Quindi, formazione. La formazione porta alla sensibilizzazione degli altri. Quando qualcosa ci riesce, ci crediamo, sensibilizziamo gli altri e torniamo a influire sull'esito del catch and release. Quindi siamo parte, ovviamente, di tutto questo.
andiamo ad affrontare in maniera abbastanza veloce, per sommi capi, senza annoiarvi troppo, quello che sono queste variabili. Tra l'altro questo è fighissimo, l'ho messo solo perché era figo, non ha nessun senso nella presentazione. Allora, lo spot, la domanda che dovete farvi è: sono in grado di allamare, combattere, salpare e rilasciare un esemplare ragionevolmente più grosso che mi viene in mente? Cioè, se sono nel torrente a trote penso a una trota di 3 kg, se sono al mare posso pensare più o meno alla dimensione massima della preda. Sono in grado di rilasciarlo dove sono senza rischiare di ucciderlo? Evidentemente sì, sto pescando a mosca, faccio così, non tocco il pesce, nessuna mortalità. Ora, ho voluto un po' banalizzare la situazione, qui non so neanche se c'è sotto il mare, però probabilmente pescare da in cima a questa scogliera può essere discutibile dal punto di vista del release. Profondità. Questa è la cosa più complicata, ve l'accenno solo e vi prometto che se avete dei dubbi andrò a cercare nel materiale scientifico, perché la cosa più complicata e forse anche più di interesse per i pescatori di mare. Allora, quando i pesci sono catturati in profondità e recuperati velocemente, possono subire depressurizzazione. Cosa può succedere al pesce? Si gonfia la vescica natatoria, incapacità di immersione, embolia gassosa, emorragie interne e esterne che non vedrete mai, esoftalmo, vuole dire che gli vengono gli occhi dolci, e morte, addirittura direttamente, molto spesso i pesci catturati in profondità muoiono. Breve spiegazione di come succede tutto questo. La vescica natatoria è una sostanzialmente una sacca che si riempie di gas per volere del pesce, per regolazione del pesce a seconda della profondità che vuole mantenere. Questo gas gli arriva dal sangue brutalmente. La vescica si gonfia per scambio gassoso col sangue. Tutti i pesci nella fase embrionale hanno un dotto, quindi un canale, che collega la vescica al faringe. Quindi mette in comunicazione l'ambiente esterno, la bocca, con la vescica. Passata la fase embrionale ci sono dei pesci nei quali questo dotto sparisce, si chiude. Quindi la vescica è isolata dalla bocca. Altri pesci mantengono questa apertura. I pesci che mantengono questa apertura, quando li agganiamo, riescono a buttare fuori l'aria dalla bocca e quindi in qualche maniera riescono ad ovviare un pochettino il problema dell'embolia e della vescica che esce. Altri pesci non hanno nessun tipo di contatto e l'unico modo che hanno di riassorbire il gas è farlo passare dal sangue. Quando in un minuto passi da 100 metri a 0 metri, il gas per pressione rientra nel sangue e crea un embolo e quindi i pesci possono morire o avere il danneggiamento. Questo è il motivo per il quale alcuni pesci, come le trote presi in profondità, soffrono meno e altri invece, li vediamo con lo stomaco al di fuori, la vescica natatoria magari può anche esplodere. Cosa fare? È veramente complesso. Il fizzing è il metodo che magari conoscete, cioè bucare con un ago la vescica natatoria. Allora, gli studi sono un po' controversi. In realtà bucare con un ago apre il panorama alle infezioni, alle parassitosi, buchiamo male e gli buchiamo un organo vitale. Sul fianco stai parlando, vero? Come? Sul fianco, no? Sul fianco, sì. Dove c'è la pimetta. È una pratica pericolosa, anche se la fai bene, quindi non è una soluzione raccomandata, poi ci sono studi più o meno concordi, ma non è la prima soluzione. Ci sono metodi di rilascio del pescato in profondità mediante affondamento, questo arnese infernale serve per affondare le lake trout. La loro efficacia, ancora una volta, sembrerebbe privilegiarli un attimo rispetto al bucarli, però è difficile monitorare questo tipo di impatto. In realtà l'unica cosa che si può dire è evitare la pesca in profondità o recuperare lentamente i pesci. Io capisco bene che certe pesche si fanno solo in profondità e che certi pesci non possano essere rilasciati, ma magari farvi sensibilizzarvi su questo vi permetterà di pesce in profondità, lo trattenete, lo mangiate. Quando pescate sulle mangianze, magari avendo mangiato il pesce San Pietro,
rilascerete più facilmente altri pesci, quindi questo può essere la ricaduta. Ovviamente non c'è una vera soluzione al prendere i pesci in profondità e al salvarli tutti, questo è quello che posso dire. Temperatura. Allora, generalmente la mortalità dei pesci catturati aumenta con la temperatura dell'acqua. Più fa caldo, più l'acqua è calda e più i pesci tendenzialmente soffrono e fanno fatica a smaltire il combattimento. Quindi scegliere di pescare a 40 gradi avrà un impatto sul catch and release che è diverso da scegliere di pescare a 18. Ora, vabbè, qui c'è un po' di brina, basta che il pesce lo lasciamo poco tempo all'aria, non è un grosso problema. In una situazione super estiva, il nostro super mauro sceglie di pescare all'alba. Primo perché si sta meglio, secondo perché le trote mangiano meglio, ma anche perché a mezzogiorno pescare le trote con 40 gradi vuole dire, assomiglia molto ad ucciderle, anche se le rilasciamo, ok? Dati di come raddoppiando la temperatura, passando da 8 a 16 gradi, sulla trota cutthroat la mortalità passa da 0 a 8,6. Ok, quindi vabbè, non vi faccio tutti gli esempi, andiamo oltre. Specie insidiata. È estate, voi volete continuare a pescare i vostri lucci. I lucci nei nostri laghi sono a 30 metri. C'è il problema della temperatura, c'è il problema della profondità. I lucci esplodono, si fanno delle belle foto, i lucci esplodono. Queste sono scelte anche abbastanza importanti, nel senso che non è facile dire io smetto di pescare il luccio che mi piace tanto, parliamo di ambassador, io smetto di fare le foto perché i pesci muoiono. Sono scelte che non sono facili per uno che è molto appassionato o che ha anche degli interessi. Poi ci sono i periodi di chiusura che c'entrano sia in apro catch and release, ma comunque parliamo di conservazione e consapevolezza. Pescare in chiusura, non decidete voi quando la frega è finita, e fa fatica a capirlo chi se ne occupa professionalmente. Per un pescatore si sbaglia anche col massimo del buon senso, il massimo della onestà. Tecnica di pesca. Allora, perché la tecnica di pesca? Beh, la mortalità dalla amata è molto superiore per le esche naturali che per quelle artificiali. Questa è una legge, una via di massima. Perché? Soprattutto perché le esche naturali sono più appetibili e quindi i pesci le ingoiano. Quindi le allamate sono più profonde, ci vuole più tempo a slamare peraltro e quindi c'è una maggiore mortalità. Quindi prediligere le esche artificiali, e questo da un certo punto di vista sposa anche un po' la causa di Shimano e della sostenibilità, che è sempre stata una mission del marchio, assolutamente. È innegabile che con l'avvento della gomma aromatizzata e delle soft bait le esche vengono ingoiate maggiormente, quindi un'esca artificiale con i giusti ami, un hard bait, tendenzialmente fa meno danno di un'esca ingoiata perché è aromatizzata. Quindi, oltre al fatto che si slama più facilmente un hard bait rispetto a un amo singolo in gola, la mortalità è più bassa nella pesca mosca. È inutile spiegare il perché. Sale un po' con le hard bait, sale un po' con le soft bait normali, sale decisamente con le soft bait aromatizzate e noi facciamo mangiare la trota, t'ho visto, ed è massima con le esche naturali evidentemente. Quindi Super Mauro cosa propone? Un bel piatto di hard bait, che sono quelle tendenzialmente meno impattanti, ok? Scelta dell'attrezzatura. Allora, abbiamo detto che più il combattimento è lungo e più il pesce è esausto, ha problemi a riprendersi, poi è più facile che venga prodato. Quindi per accorciare i combattimenti l'attrezzatura deve essere più potente. Ovviamente più potente non vuol dire che strappiamo i pesci fuori dall'acqua così, ma in maniera ragionevole. La ragione scientifica della velocità del combattimento è spiegata lì in millilungo. L'attrezzatura propriamente dimensionata riduce la mortalità. Poi, scelta dell'amo. Dico una cosa che sapete tutti, l'ancoretta tripla è quella più impattante sulla sopravvivenza del pesce perché tocca le branchie, tocca gli occhi, è difficile da slamare, vi si pianta nelle dita, quindi ha a che fare anche con la vostra sopravvivenza. Sostituire le ancorette con gli ami singoli, sostituire l'ardiglione con gli ardiglioni schiacciati e infine per chi pesca col vivo l'impiego del circle hook, che massimizza le possibilità di sopravvivenza
raddoppiandole, quindi la mortalità scende del 50% per missi di mezza. Oltretutto, slamando senza ardiglione ci metterete molto di meno rispetto a slamare con ardiglione, quindi il pesce rimane meno fuori dall'acqua e ha più possibilità di sopravvivere. Salpaggio, punto un pochettino controverso. Prima di tutto il salpaggio dipende dalla dimensione del pesce. Preferibilmente slamare con pinza in acqua, questo è evidente. Non potremo magari fare lo stesso tipo di foto super figa che ci serve in alcuni casi, io parlo sempre sia da pescatore normale sia da ambassador, è quello preferibile. In caso di salpaggio, la scelta migliore per i pesci che si possono prendere in mano con le mani, che non c'è pericolo con l'ancoretta magari, è prenderli in mano con la mano bagnata, prenderli direttamente, ok? Perché dico questo? Perché il guadino, se non è in rete, se non è super gommato, può causare delle abrasioni al muco. Ci sono degli studi che parlano anche di mortalità che aumenta pescando i crappy, che sono dei pesci piccoli. È meglio sollevarli che non guadinarli incredibilmente. È un po' controintuitiva. Comunque, i pesci che dobbiamo portare in barca a mano, se sono una taglia manipolabile, col guadino secondariamente, e la rete deve essere gommata, questo è evidente, anche per comodità delle ancorette. Allora, a questo punto abbiamo il pesce in mano perché abbiamo deciso che merita una foto, che deve essere slamato, che ha bisogno di essere ossigenato e via dicendo. Problema numero uno, esposizione all'aria. Anche lì, spiegazione pseudoscientifica, diminuisce l'ossigeno, aumenta la CO2, se hanno problemi a livello chimico, quello che va in stress è il cuore. Il pesce che sta troppo all'aria, la prima cosa che salta è il cuore, la respirazione fa saltare l'attività cardiaca. In quello studio si è osservato come la sopravvivenza dello striped bass è più correlata a quanto caldo faccia fuori di quanto caldo faccia in acqua. Cioè, tutto sommato, anche se abbiamo detto prima che meno male l'aumento della temperatura in acqua è sempre un fattore di stress, ci sono pesci che soffrono molto di più la temperatura fuori paradossalmente della temperatura in acqua, anche perché vi lascio immaginare pesci magari tropicali sono abituati ai loro 40 gradi sott'acqua, cioè 40 gradi di temperatura che sott'acqua sono 28 gradi di acqua, ma portati fuori con 40 gradi hanno delle difficoltà. Quindi fare le cose il più veloce possibilmente, che ancora una volta non vuol dire piantarsi le ancorette in mano, ma vuole dire: volete fargli una foto? Il vostro amico ha già preparato il telefonino e la camera ed è già lì così. Non è, no, ce l'ho nella borsa. Facciamo queste cose con calma. Intanto il pesce ne soffre. Evitare di toccare le branchie e gli occhi, possibilmente anche di manipolare, di toccare il muco e via dicendo. Mantenere determinati pesci in maniera orizzontale e non così. Parlo soprattutto dei perciformi, quindi del bass, ma anche dei pesci di mare che hanno la bocca protrudibile, ok? Manipolare nella sacca, bagnare sempre il materassino, tra l'altro il nuovo Yasei di Shimano è super figo, dopo ve lo facciamo vedere, bagnare sempre come è stato fatto qui, ok? I pesci possibilmente, se sono di taglia piccola, in verticale, se sono di taglia più grossa, in orizzontale, senza mettere la mano che comprime la pancia, quindi una mano in bocca e una mano verso la coda, ok? Questo, bene o male, in linea di massima, e quanto si può fare. L'aumento della taglia della preda si traduce in un aumento di mortalità. Perché? Allora, prima di tutto è difficile prendere in mano bene i pesci grossi, quindi cadono, ci si mette 2 minuti a prenderli in mano bene, a slamarli. Se li mettiamo in un live well, come nel caso dei bass, i pesci grossi sono quelli che soffrono di più perché hanno bisogno di più ossigeno. Li lasciamo di più all'aria perché sono i pesci grossi che fotografiamo, di solito il piccolino lo lasciamo immediatamente, ok? Quindi i pesci grandi soffrono mediamente di più, sono anche generalmente riproduttori migliori, quindi bisognerebbe avere particolarmente cura. Dicevamo prima che se non si riossigenano i pesci, questi già sono stressati, se li lasciamo andare a pancia in su, di solito il buon gabbiano, te l'avevo detto,
Pasturi, ecco, il buon gabbiano viene a prenderli o ritornano in acqua in qualche maniera e vengono predati. Questo si osserva anche a monte dei passaggi per pesci, dove i pesci risalgono e sono affaticati. Ci sono i cormorani, ci sono i predatori, i siluri, per dire, per fare un esempio a caso. Quindi rispetto nel rilascio, quindi sappiamo più o meno tutti come si ossigena un pesce avanti e indietro, il pesce se ne deve andare di sua volontà, quindi deve essere lui che riprende a nuotare. Magari è una cosa scontata, ma mi sembra il caso di dirla. Conclusioni. Come facciamo a fare la differenza? Beh, valutando la scelta ottimale, cioè pensandoci sopra un attimo prima e facendo le cose con testa, valutare le condizioni ambientali, quindi spot, profondità, temperatura, valutare la tecnica di pesca e l'attrezzatura impiegata, ve l'ho già spiegato, combattere e fare qualsiasi azione con consapevolezza, riconoscendo qual è il modo migliore in quel modo. Poi magari avete la vostra tecnica preferita e avete già il vostro rituale, sapete già, dovete magari solo affinare, ma sapete già quali sono le pratiche migliori. La cosa secondo me che è più importante, siccome la sensibilizzazione è chiave in questo messaggio moltiplicatore di Shimano, ma anche di pescatori individuali e per la propria etica, sensibilizzare e responsabilizzare. Come si fa questo? Non dicendo sei un bastardo padellaro, io adesso ti tiro un pugno, perché questa persona non la convincerete mai così. Sensibilizzare al valore della sostenibilità e non giudicare una persona che ha un substrato, un bagaglio culturale differente e mangia un pesce che magari noi rilasceremmo sempre. Quindi rispetto. Noi di Shimano anche perché abbiamo la casacca di Shimano, e tutti gli altri anche per amor proprio, evidentemente. Riconosciamo che abbiamo un impatto sulla risorsa, minimizziamolo e rispettiamo gli altri. Cosa importantissima, cito sempre lui, guardate che bella foto, questi ragazzi stanno per rilasciare la carpa e non se la dimenticheranno mai. Pensiamo a come potrebbero crescere questi ragazzi, perché noi siamo un esempio, che siamo degli ambassador, che siamo semplicemente delle persone che pescano, che questi ragazzi troveranno sul fiume. Grazie mille dell'attenzione. Allora, il cazzo di applauso che fate adesso non è per il povero naturalista strampalato che sono io, ma è per la persona che sta per parlare. Che palle! Perché questo Shimano si pregia della collaborazione di questa che è la migliore personalità che abbiamo, non solo per la persona splendida che è, ma anche per le palle che ha nel pescare. Quindi tutto quello che dice, ok? Grazie. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, per me è stato molto utile, ho imparato tante cose nuove, spero che lo sia stato anche per voi. Vi ricordo, se vi è piaciuto chiaramente questo contenuto, di cliccare il tasto mi piace, di condividerlo con chiunque possa essere interessato all'argomento, di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanellina per non perdervi poi i video che verranno. Vi ricordo che in descrizione troverete un po' di prodotti, troverete anche il mio libro Il buio senza voce, disponibile in vari formati su Amazon. E niente, noi ci vediamo al prossimo video per una nuova avventura di pesca. Ciao!